Buongiorno a tutti, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Oggi in questo video parliamo di uomini e donne e del corteggiatore arrivato pochi giorni fa proprio nel programma di Maria De Filippi. Sto parlando del simpatico signor Bruno. Il simpatico e dolce signore è ritornato nel programma di Maria De Filippi dopo ben 5 anni di assenza dal programma. È stato adesso in gioco il nuovo corteggiatore di Pinuccia. Stiamo parlando proprio di Bruno, che abita in provincia di Roma. Ormai pensionato, lui ha 86 anni. Lo abbiamo visto precedentemente già Uomini e Donne. È un signore arzillo che, nonostante la sua età, continua a godersi la vita dopo aver lavorato nei Vigili del Fuoco. Lui ha preso parte alla trasmissione di Uomini e Donne, come vi dicevo già due volte, e questa per lui è la seconda partecipazione. Durante la prima esperienza nel programma aveva conosciuto Gemma e aveva frequentato poi una dama di nome Francesca. I due sono usciti insieme dal programma, tutto sembrava andare nel verso giusto fino a quando un evento terribile ha colpito la vita del cavaliere ed è stato proprio lui stesso a raccontarlo davanti a tutti nel programma di Maria De Filippi. Molte tragedie hanno colpito il signor Bruno. Prima di tutto ha perso la moglie quando aveva solo 50 anni, ma questo non è solo uno dei lutti che ha dovuto affrontare. Purtroppo il cavaliere, dopo il suo ritorno a Uomini e Donne, ha spiegato a Maria De Filippi la motivazione per cui si è allontanato proprio dal programma. Bruno infatti racconta con le lacrime agli occhi il momento terribile che ha dovuto vivere dopo l'abbandono del programma Uomini e Donne. Dice: con Francesca sembrava andare tutto nel verso giusto, però poi nella mia vita è successo un inciampo. Mia figlia è morta, aveva solo 48 anni, non è stato facile per me e lei mi disse che potevamo interrompere la nostra conoscenza, questo riferendosi a Francesca. Poi lei ha cominciato a frequentare un'altra persona, ma il bene tra di noi è rimasto, ci sentiamo ancora e proprio stamattina mi ha scritto per darmi un enorme in bocca al lupo, sapendo che ritornavo nel programma Uomini e Donne. Bruno, infatti, con le lacrime agli occhi parla e rivela il lutto che lo ha segnato molto. Dopo il suo racconto, tutti i presenti infatti gli hanno mostrato tantissimo affetto, lo hanno accolto proprio come se fosse un membro della famiglia e Maria De Filippi ha mostrato il suo sentimento e la sua commozione nel racconto proprio di Bruno, che ha toccato veramente tutti quanti. Dimmi tu, lo hai seguito? Scrivimelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.